Buongiorno a tutti. Un breve comunicato per dare anche una notizia buona, secondo me. E la notizia è questa, insomma, che il canale gode buona salute, la sua reputazione è ottima e quindi, insomma, non c'è motivo di preoccupazione. Io continuerò a fare quello che sto facendo, anzi con maggior lena. La buona notizia è che io avevo avuto la monetizzazione per qualche mese, un anno fa, un anno e mezzo fa, ed è durata qualche mese. Dopodiché mi era stata tolta da YouTube, avevo fatto domanda per riaverla e mi era stata negata. Dopodiché non ho neanche più fatto domanda per riaverla, anche perché non avevo avuto da YouTube la risposta su cosa c'è che non andava, insomma, non sapevo cosa avrei dovuto togliere, insomma, però lo si può richiedere un'altra volta. E quindi avevo lasciato perdere con la monetizzazione, monetizzazione che d'altronde copre, come dire, non so, il mio canale sono forse un po' meno di 100 euro al mese. Ma a parte questo, io mi ero fatto l'idea che nel momento in cui YouTube consente di monetizzare un canale, questo canale anche, e quindi sei partner di YouTube, insomma, da un certo punto di vista promuove maggiormente quello che fai. Quindi il valore per me era anche quello di avere un supporto per quello che riguarda la promozione. Forse è un'idea sbagliata, ma insomma mi illudevo che fosse così. Comunque, dopo che me l'hanno tolta la seconda volta, ho lasciato perdere. Adesso, dopo tutta la pulizia che ho fatto, dopo la questione delle lettere, queste cose qua, ho provato a richiedere anche per capire, insomma, no? Se ancora, diciamo, era un modo indiretto per capire se la pulizia che ho fatto era sufficiente o no. Ecco, a questo punto la monetizzazione mi è stata riconfermata e quindi il canale può monetizzare ancora. Cosa mi fa piacere soprattutto nel senso che vi dicevo prima, che spero che da questo punto di vista abbia un rilancio nel poter essere più conosciuto, nel poter arrivare, anche perché vedo che molti di quelli che mi commentano hanno scoperto per caso il canale, quindi insomma la sensazione è che non sia molto promosso da questo punto di vista. Allora, se c'è anche in questo senso una spinta alla promozione, la cosa mi fa piacere. Insomma, se il lavoro si diffonde, è più interessante anche per chi lo fa, insomma, raggiungere più persone. Quindi la buona notizia è questa: il canale gode buona salute, andiamo avanti e speriamo anche in una maggior promozione del canale. C'è il problema di quello che adesso si può fare, no? E dell'attenzione da porre in quello che si posta, insomma, di non trasgredire, di non arrivare un'altra volta alla situazione precedente. Da questo punto di vista, farò una cosa del genere, insomma, per chi di voi abbia intenzione, sia interessato a quello che faccio, insomma, se c'è qualcosa di sicuro, chiaramente lo posto su YouTube e è tutto ok. Se c'è qualcosa in cui mi sento incerto, magari, non so, una musica, un sottofondo che mi piace ma che non sia sicuro dal punto di vista del copyright, qualsiasi cosa, ho un blog che si chiama, mi pare, I miei racconti e che troverete se andate sul settore informazioni del canale. Quando siete sulla home vi compare la scritta informazioni. Ecco, se cliccate sulle informazioni troverete il blog. O troverete il link che vi rimanda al blog. Ecco, in quel blog ci saranno quelle cose nuove che non sono, che magari sulle quali non sono completamente tranquillo, perché avete capito che poi non è così facile essere tranquilli, di essere sempre in regola con delle regole che sono di per sé fumose. Ecco, allora queste cose che verranno nuove, se le faccio, insomma, cose anche vecchie, no? Non lo so. Queste cose le troverete lì, magari con il link, perché non le posterò sul blog, ovviamente, ma le posterò su un canale che è VK, V di Venezia K, che corrisponde, credo, a un Facebook non italiano. Ci sarà il link per andare a
vedere queste cose, per andare ad ascoltare, insomma, questi video, non del tutto sicuri da essere postati su YouTube, per andare a vedere su quella, per andare ad ascoltare su quella piattaforma. Ecco, l'impressione però è che il link non sia automatico, nel senso che per poter vedere questo video in questa piattaforma, che corrisponde al Facebook italiano, da quel che ho capito e che ancora non conosco bene, ma insomma, vedo che ti accetta volentieri, insomma, i post, cioè, non c'è difficoltà a caricare un video in quella piattaforma, insomma, però credo che per poter accedere a quel post anche dal link che ci sarà nel blog, bisognerà fare l'iscrizione a quella piattaforma. Ecco, siccome la conosco da pochissimi giorni, non ho ancora capito come funziona esattamente il meccanismo, ma chi vorrà vedere, insomma, eventualmente dei video che non posterò su YouTube, ma che posterò su quella piattaforma, dovrà fare l'iscrizione su quella piattaforma e allora avrà accesso ai video normali, insomma, anche senza chiedermi l'amicizia, insomma, nel senso che poi anche lì ci sono le varie opzioni, insomma, no? Per cui i video possono essere disponibili agli amici, oppure a tutti, oppure soltanto a una ristretta cerchia, ecco. Un po' come sono quelle di Facebook, mi pare. La prassi, eventualmente, per accedere ad altre cose che possono essere di interesse, che potrete trovare, insomma, queste cose elencate sul mio blog, dal quale si accede dal portale del canale, dalla home del canale, cliccando su informazioni, il blog è i miei racconti. Potrete avere il link per questa piattaforma e anche per i video, soltanto che se non fate prima l'account sulla piattaforma, rischiate di non poter vedere questi video. Ultima cosa, ci stiamo avvicinando come canale, altra bella notizia. Ai 20.000 iscritti, ne mancano poco più di 100 e quindi saranno 20.000. Una bella cifra, insomma, un bel numero di 20.000 iscritti, fa piacere, no? Ecco, stiamo su un video di belle notizie stavolta. Allora, cosa fare per celebrare questo evento del canale? Non lo so, una che mi segue, insomma, suggeriva dice, ma perché non organizzi un incontro, insomma, con chi vuole, ovviamente, dei tuoi iscritti? Volentieri, insomma, mi piacerebbe. Io spero di arrivare a 20.000 tondi entro Pasqua, ma insomma, poco dopo Pasqua si potrebbe, se volete, chi vuole, chi abita vicino a Padova, insomma, o non troppo distante da Padova, che si sente di fare un viaggio, fino a qua, mi piacerebbe che ci trovassimo, insomma, chi ha voglia, chi ha piacere. Non lo so, penso che il giorno non possa essere che o di sabato o di domenica, no? Per chi lavora, soprattutto per chi studia, non lo so. E se ci troviamo magari in una bella cittadina come Padova, insomma, si potrebbe anche unire il piacere per chi non conosce questa città di poterne vedere almeno alcuni aspetti. E poi magari potremmo, che so io, andare a pranzo insieme, conoscersi, insomma, per chi ha voglia. Non succedono grandi cose in questi incontri, insomma. Però, insomma, ecco, avere un contatto personale, superare la virtualità, potrebbe essere, secondo me, una buona idea. Potrebbe anche essere il modo per parlarsi con uno scambio più intenso, più facile, no? Verbalmente è sempre più facile che parlare attraverso il web, insomma. Su quali indirizzi, su quali prospettive, su cosa possa essere interessante per me fare, per voi ricevere, insomma. Ma anche scambiarci un po' delle idee. Poi conoscersi, insomma, capire cosa succede quando l'incontro da virtuale diventa reale. Spesso è deludente, ma no, dico deludente perché chi ha delle aspettative
su chi sta dentro, diciamo, lo schermo del monitor, chi ha delle aspettative, poi quando lo vede di persona rimane deluso. Ma insomma, corriamo questo rischio, non mi sottraggo, insomma. Se poi la cosa sarà deludente, pazienza, però insomma, un'occasione di incontro potrebbe essere interessante. A volte nascono anche delle idee, ma poi diciamo nascono anche degli affetti, chiamando affetti una cosa in senso molto lato, molto, molto generale. Insomma. Diciamo dei sentimenti che si provano molto più veri quando ci si vede in faccia, insomma, quando ci si guarda negli occhi, insomma, no? E che quindi possono dare anche nuova linfa a questo, diciamo, stare insieme che adesso è virtuale, insomma, capire che a una voce corrisponde anche una persona, oppure capire che a dei commenti ci stanno dietro delle facce, è sempre un'esperienza che vale la pena fare. Si potrebbe fare, ecco, insomma, se c'è desiderio, se un po' di persone hanno voglia, insomma, oppure mi fanno capire che sarebbero interessate, insomma, a passare una domenica insieme, o un sabato, una domenica insieme, insomma, come volete. Tra l'altro, insomma, per chi vuole venire qui, magari prenotarsi una notte in albergo ad Abano potrebbe anche essere interessante fare un weekend di, come dire, anche di vacanza termale. Passare una notte in albergo vuol dire poi avere anche termale, poter avere anche magari la possibilità di usare per un giorno o due la piscina termale. E quindi potrebbe essere anche un'occasione per qualcuno che vuole fare. Non è che sto facendo la promozione alle terme, però insomma, quando si viene qui è una cosa che può essere pensata anche. Mi riferisco soprattutto per le donne, insomma, no? Diciamo un weekend che possa comprendere anche un po' di relax. C'è questa possibilità. Se qualcuno, diciamo così, si prenota, la cosa può essere indipendente dal numero, si può fare in 5, in 10, in 1000, diciamo no. In 1000 sarà difficile che vi prenotiate, ma insomma, se un po' di persone si prenotano e mi aiutano a fissare un giorno in cui c'è una disponibilità per la maggior parte delle persone, sempre succede che poi in quel giorno non si riesce ad essere disponibili, se hanno altri impegni, insomma, ecco, è una cosa che si può fare, insomma, così celebriamo quello che è un evento per il canale, insomma, 20.000 iscritti, per me sono un bel numero, insomma, no? E quindi sono anche di incoraggiamento per andare avanti, insomma. Adesso con più attenzione per quello che riguarda le regole del copyright, certamente, e con le modalità che vi ho detto. Questa era solo una comunicazione, per cui grazie, saluto.